mia. Ciao Marcello. Non bisogna avere paura dei pipistrelli. No. No, proprio no. Ma io ti rispondo di no su qualsiasi animale. No, hai ragione anche te, però io non ho bisogno di essere convinto, però a casa io so che sul pipistrello ci sono delle vere e proprie fobie. Però cominciamo dal dato più meno bello. Sono sempre di meno, perché? Sono sempre di meno per vari motivi. La maggior parte dei pipistrelli si nutre ad esempio di insetti, quindi più noi abbondiamo con i pesticidi e tutto quello che in agricoltura viene utilizzato per eliminare insetti considerati ai meno nocivi, ecco, questo toglie cibo ovviamente ai pipistrelli. Pensa che in realtà il pipistrello insettivoro, cioè che mangia gli insetti, fa risparmiare al mondo miliardi di dollari in termini proprio di pesticidi. Quindi è un pesticida naturale. No, è qualcosa. Se noi usassimo i pipistrelli... Stanno sullo stesso piano delle api, ormai purtroppo loro subiscono il nostro operare dissennato a questo punto. Ci sono tra l'altro dei pipistrelli, hai fatto un paragone calzante, che svolgono il ruolo di impollinatori al pari di alcuni insetti. Ah, sì? Eh sì, perché non tutti i pipistrelli mangiano insetti, alcuni si nutrono di nettare oppure mangiano frutta, quindi proprio aiutano le piante a riprodursi letteralmente. Senti, è l'unico animale che mangia al buio completo, mi sa. Allora, è l'unico mammifero che vola, ci sono degli scoiattoli in grado di planare, ma il pipistrello è l'unico mammifero che ha il volo battente come gli uccelli. E lo ha evoluto, questo tipo di volo, di possibilità di muoversi, in un tempo super antico, più di 50 milioni di anni fa. Sì? Ci sono stati proprio trovati dei fossili che risalgono a 52 milioni di anni fa, di pipistrelli già con le ali, delle dimensioni più o meno di quelle attuali. E probabilmente questi piccoli mammiferi hanno sviluppato le ali per non entrare in competizione con gli uccelli, che si nutrono invece di insetti durante il giorno. Quindi i pipistrelli sfruttano gli insetti notturni, pensiamo alle zanzare o alle farfalle. Loro hanno un sistema per orientarsi che è una specie di sonar, giusto? Tra l'altro, in realtà ci vedono al buio, non è vero che proprio non ci vedono niente, hanno gli occhi. Hai capito? Però Batman, ecco perché, Batman. Utilizzano l'ecolocalizzatore, cioè emettono delle onde sonore ad altissima frequenza che rimbalzano sulle cose e praticamente loro interpretano, grazie a questo super senso alternativo alla vista, l'ambiente che li circonda, quindi possono evitare gli ostacoli, possono individuare un insetto in movimento. Questo è anche il motivo per cui i pipistrelli non si attaccheranno mai ai nostri capelli. Brava, lo stavo pensando, da bambino io ero terrorizzato dal pipistrello che mi andava nei capelli, che ero già molto più capelluto di oggi. Ti avrei giurato. Invece no, state tranquilli, pipistrello proprio non ve si fila per niente. Se siete coraggiosi potete fare un esperimento, se vi entra un pipistrello in casa, mi entravano prima. Rimanete fermi e vedrete che il pipistrello vi evita sempre, anche se vi passa vicinissimo. Ma se ci evita proprio perché non vuole avere nulla a che fare con l'uomo. Ci schifa. Non lo so, però senti, però diciamo anche che esiste un pipistrello piuttosto grande che vive in Sud America, che invece quello si nutre di sangue. Allora, proprio è il vampiro per... Esistono tre specie di pipistrelli sudamericani, in realtà non grandi, piccolini. Sono piccolini, che... io ho visti grandi. Ti sembravano grossi? No. Sono messi... Perché sei impressionato. Ma mi fido, comunque, hai ragione te. No, sono abbastanza piccoli e questi succhiano il sangue soprattutto di animali al pascolo. Ad esempio i bovini, quindi non delle persone, e sono proprio chiamati pipistrelli vampiro, ma tranquilli perché ne esistono tre specie su oltre mille in tutto il mondo che fanno questa cosa. Comunque, sono pochi. No, no, nel senso che è meglio dormire da un'altra parte, non nel pascolo. No, proprio no. Vabbè. Ma io con il pipistrello ho sempre un po' di paura ancestrale, che però non è la paura razionale, perché razionalmente la penso come te. Fanno bene soprattutto a quell'agricoltura che oggi vogliamo fare sostenibile, giusto? Esatto. Noi stiamo cercando anche di riprodurli. Io so che ci sono dei ricercatori, dei zoologi come te, che in molti boschi stanno monitorando la popolazione e stanno aiutando anche a moltiplicarsi. In Italia considera che ci sono più di 30 specie di pipistrelli diversi. 30. E sono così preziosi per la tutela degli ecosistemi che sono tutte specie protette. Quindi non si può torcere loro nemmeno un pelo.
E i progetti di cui parli sono proprio mirati a tutelare gli habitat in cui questi pipistrelli trovano non solo cibo ma anche rifugio, perché sai bene che utilizzano magari grotte, cavità carsiche, cavità negli alberi, e molto spesso anche noi abbiamo trasformato. Anche i camini, perché poi quando si apre una casa in campagna, dopo tanto tempo, mi ricordo da piccolo, entravi e c'era sempre il pipistrello, che era una specie anche di portafortuna, e da purtroppo da qualche anno non li incontro più. Sono sempre più in calo, e questo, assolutamente. E questo è veramente non è una buona notizia. 1000 specie di pipistrelli nel mondo. Il più grande qual è? Il più grande. È perché infatti, no, ci volevo arrivare perché tu lo hai citato, perché sei impressionabile, ripetiamolo. Sì, il pipistrello lo ammetto. Sì. Mi piacciono, però da lontano. Allora, esiste un pipistrello nel sud-est asiatico, se qualcuno va in vacanza ad esempio alle Maldive potrebbe averli visti o potrebbe vederli. Questo pipistrello arriva ad avere un'apertura alare di 1,5 metri, il peso di 1 chilo, forse abbondante. 1,5 metri è tanta roba. È tanta roba, sì, siamo su queste dimensioni. Vabbè, più o meno. Senti, ma c'è una curiosità. Ma mangia la frutta però. Ah, è frutta, ma sì, non è ma gli regalo una banana, appena ti vedo te le do una banana. Senti, ma durante la pandemia c'è una curiosità legata ai pipistrelli, qual è? Allora, i pipistrelli sono stati accusati durante la pandemia di essere gli animali che hanno trasmesso il coronavirus, di cui tanto abbiamo parlato. La bufala enorme. In realtà loro non sono stati probabilmente i diretti responsabili, ma c'è stato un altro animale intermediario che è molto utilizzato nei mercati orientali, che è il pangolino, un animale che non c'entra. È quello che c'ha la corazza che diventa una palla. Bravo, che è, tra l'altro, ma io mi domando, rischia fortissimo. Ma perché uno se ne mangia un pipistrello? Sai, ma paese che vai, usanze che trovi, d'altronde. Vabbè, no, io i pipistrelli li lascio dove stanno, nell'area, e sono contento quando li vedo.